Siamo quasi a metà percorso del nostro mese di maggio e un po' di puntate le faremo proprio qui, dall'Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo di San Severo, un istituto che accoglie bambini, sia i bimbi piccoli, no? Il nido, sia la scuola materna, ma anche quella elementare. E è bello farle di qui per diversi motivi, sia perché dove sono i bambini, noi normalmente pensiamo alla mamma e per noi è importante pensare alla mamma del cielo, oltre che alla mamma della terra. E poi in questo tempo, che io non so come definire, in cui i bambini malati e le mamme, le donne, stanno soffrendo e morendo in questa guerra, mentre registriamo, siamo proprio nel massimo della follia. Io mi auguro che quando queste puntate andranno in onda io possa essere smentito, nel senso che ci sarà almeno un cessate il fuoco e possa aver vinto la buona volontà, il dialogo e la ragione. E quindi qui continuiamo il nostro cammino del mese di maggio. E lo facciamo con un bambino speciale, direi, un bambino che tutti conoscete. Un bambino che si chiama Francesco Forgione e che sin da piccolo è stato educato ad amare la Madonna, ad amare quella che poi lui chiamerà la mammina del cielo. Quando nei suoi oltre 50 anni è stato a San Giovanni Rotondo, lui invocava la Madonna come la Madonna delle Grazie. Ma dovete sapere che a Pietrelcina Padre Pio è stato educato e ha vissuto e cresciuto con il culto alla Madonna della Libera, che è la patrona di Pietrelcina. I Sanniti misero sotto, direi, il titolo di Madonna della Libera, non solo Pietrelcina, ma il Sannio nell'anno 663, quando il Ducato Longobardo di Benevento, in cui ricadeva Pietrelcina, fu liberato per intercessione della Vergine, così si dice, dal furore dell'imperatore bizantino Costante II. Bene, da allora questa devozione alla Madonna della Libera è una devozione ancora oggi diffusa nel Sannio e anche nel paese di Padre Pio, Pietrelcina. Se andate a Pietrelcina, difatti incontrerete questa statua. E saprete un po' vedere come ancora oggi questa devozione è viva, la Madonna della Libera. E quindi Padre Pio è cresciuto sempre, sin da quando era piccolo, da quando era Francesco Forgione, e la mamma lo portava non solo a messa, ma lo portava dinanzi alla statua della Madonna della Libera, dove con lui gli ha insegnato l'Ave Maria e gli ha insegnato ad amare questa mammina del cielo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!